Buongiorno ragazzi, come promesso l'altra volta avevo detto che facevamo una pizza insieme e così è. Il film è Gianni, amico mio che preferisco proprio non farvelo vedere proprio stamattina perché a parte che pure io ho i bambini a casa, però la natura ha umiliato un po'. Ecco qua, pasta. Quasi di nostro, scusate la semola, ma siccome lavoriamo tanto ne inaliamo tanta di farina, allora la semola è un po' più pesante e ne respiriamo di meno. Pizza, uno può fare come vuole, questo è solo un fatto dimostrativo, la può girare come vuole, chi lo sa fare lo fa, è una scelta, l'importante è che la pizza è rotonda e viene buona. Questo mono la possiamo fare perché il cornicione è basso, siccome che qui siamo in alto, la pallina voglio un po' più piccola, un po' più croccante, ma noi la facciamo lo stesso alla napoletana. Ecco qua, poi ci facciamo la nostra bella pizza, un cornicione un po' alto, questa che vedete Barbara lavora qua con noi. Pomodoro San Marzano, lo contiamo noi perché nei pomodori già finiti, quelli preparati per pizza, non sappiamo quello che c'è. Chi lo usa è un problema suo, non è nostro. Ecco qua, il pomodoro, mozzarella di bufala campana, top. Ecco, vai tranquillo, già basilico. Ancora olio di oliva. Un po' e mo la inforniamo tranquillo, forno alto, tempi di cottura 60 massimo 90 secondi, però la pizza si disciolge. Andiamo a mettere un'altra, un pezzo di legno sopra. Qua siamo a Vienna, adesso sono le 11, normalmente non si potrebbe fare quello che stiamo facendo perché non si fa, quando si lavora non si gioca, però abbiamo fatto, basta. Allora Giovanni, come ti trovi a Vienna? A posto. Sì? Va bene? Sì. Dai, ci fate cago Gigi. Ah, faccio lo cazzo. Lo cornicione alto, ecco qua, il minuto è passato, vieni giù, bello cornicione alto, da fa proprio ric, croccante fuori e soffice dentro. Andiamo a tagliare. A proposito, la mozzarella deve rimanere così sulla pizza, così c'ha proprio il sapore della mozzarella, no? Quella plastica che mettono gli altri. Io non la metto. Ecco qua. Ma facciamo pure vedere. Bella la cottura come si deve, no bruciata, dorata dappertutto. Un cornicione bello vuoto. Ecco qua. Ragazzi, ciao da Gianni e da Gigi. Ciao ciao.